Welcome, ciao amici, ben arrivati. Hola a todos y todas, hola Davide. Ciao, come va? Bien. Tutto bene. Allora ragazzi, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento di reazioni. Oggi andiamo a reazionare un artista molto, ma molto, come dire... Lui è già della famiglia, Davide. Sì, 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 lui è come un nostro figlio. Lui fa parte della famiglia. Lui è come nostro figlio, che vive con noi, dentro di noi. Di chi stiamo parlando, Laura? Oggi stiamo parlando di nuovo di Dimas. Esatto, andremo a reazionare una canzone, Ave Maria, cioè, insomma, una canzone biblica direi dire. Perché italiana, vero? No, Schubert, è stata tradotta in tante lingue, però anche in italiano ovviamente, uno fra tanti, Luciano Pavarotti, insomma, che quella che mi ricorda sono di Ave Maria cantata in una maniera pazzesca, anche Bocelli del resto. E quindi andremo ad ascoltare lui e andremo a emozionarci, spero, perché lui, diciamo, a volte ci fa emozionare, a volte ci fa bloccare completamente, perché la sua voce ci coglie impreparati, ogni volta, veramente, tu lo sai, vero Laura? Sì, non si può uno preparare, aspetta uno e quando sta per uscire la lacrima, resta uno... Che è successo qua? Esatto. Non è di questo mondo. No, esatto. D'accordo, andiamo a vedere Ave Maria. Il suo spettacolo. Sempre. Bellissimo. Vedi, tutto il pubblico che l'ascolta con frenesia. Giovani. Sì, 27 anni. Allora Laura, mi devo un attimo riprendere perché la sua voce è celestiale. Tu ti vedo molto emozionata. Come ti sembra questa Ave Maria di cantata da lui? Cioè io è quello che io sento quando diciamo quando uno entra in una chiesa, sì. Quando uno ha bisogno di questa pace, di questa sì. Tranquillità. Ma che a volte non ha è bisogno. È un coro che lo fa, sì. Invece lui riesce con questa voce a farti sentire anche gli uccellini, tutto. E continuiamo ancora perché ho voluto bloccare e frizzare un attimo le tue emozioni.
Allora, io non credo al paradiso, ma lui riesce a farci sentire come dovrebbe essere il paradiso. Ti dà una pace, un anteriore, ti riesce, è un piacere sentirlo, un piacere per la mente. Bravo, bravo, complimenti. È una Ave ¿Cómo se Maria. llama quella música que uno debe sentir para relajarse? ¿Quella música que te fa sentir bien? ¿Cómo se llama? Sono. Un tipo de Come si dice? música, no, quella que ascoltamos ni tanto, quella música tranquilla que te fa. Sono delle onde, delle canzoni con 433 Hz, sono delle canzoni che arrivano al cervello e lo tranquillizzano. Questa è magnifica. Lui riesce a fare questo, riesce a, senza usare quella frequenza particolare per rilassarsi, riesce con la sua voce a dare questa pace. Questi sono doni particolari, Sì. doni fantastici che queste persone Se non riescono so ad avere. male, quello che lui fa, no? Sono una quinta semitoni, no? Sì. E quindi qua abbiamo passato per tutte quelle che fa la voce della donna, no? Sì, è molto acuto, cioè è di una particolarità, di un acuto pazzesco. Se uno chiude gli occhi non sembra di vedere Dimash, per chi non lo conosce, beh, sembra una donna perché riesce proprio ad avere questa estensione vocale Ma bellissimo. che, sì, molto emozionante. Sì. Noi, che dire, noi ci lasciamo sempre con un pianto, è una pace comunque sempre, non è una cosa brutta, perché piangere in questo senso non è una cosa che ti fa star male, però ci lascia un pochettino bloccati per un po', perché sono emozioni forti che Dimash ci riesce a donare. Quindi con questo, Laura, direi di lasciarli ai nostri amici, noi andiamo a riprenderci un pochettino. Grazie sempre a voi per averci dato questi suggerimenti e queste canzoni di Dimash. Grazie Laura per essere stata qua. Grazie, grazie Davide, grazie. E vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, mettere un like e attivare la campanellina. Grazie ancora per essere stati qua con noi. Grazie Dimash e grazie a voi. Grazie a tutti. Tanti baci.